E buongiorno ragazzi, bentornati sul canale, benvenuti finalmente dopo 6 mesi, finalmente, sull'incredibile primo episodio della serie, della campagna di Destiny 2, Oltre la Luce. Io direi che sapete già tutto riguardo, quindi è inutile che ci perdiamo troppo in chiacchiere. Però prima di iniziare mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, seguiteci su Instagram e basta, seguite la serie e noi inizieremo subito. Popolo dell'ultima città, l'umanità ha subito un colpo devastante. Ricognitori dell'avanguardia confermano che io, Marte, Titano e Mercurio sono spariti. Non sappiamo perché. Abbiamo perso i contatti con la vicecomandante Sloane e Asher Mir. Stiamo inviando guardiani in tutti gli angoli del sistema per avere risposte. E con quelle risposte prepareremo un piano. Nel frattempo, chiediamo a tutti i civili senza luce di restare al sicuro entro le mura cittadine, sotto la protezione del viaggiatore. Abbiate fiducia. L'umanità è sopravvissuta a molti orrori, e ciò grazie alla forza della nostra comunità, grazie all'incrollabile dedizione reciproca. Siate forti. Siate coraggiosi. Il viaggiatore ci protegge e noi proteggeremo voi. I guardiani ce la faranno, ce la fanno sempre. Ho visto cose orribili nascere dall'oscurità. Sono sempre più vicine. Il mio futuro non inizia qui, ma il tuo sì. È ora di trascendere la luce. Tutto comincia con una scheggia. Amici miei, siamo in grave pericolo. La Terra, la grande macchina, gli Elixni e gli umani. L'oscurità è tra noi. Siamo tutti quanti in grave pericolo. La mia razza deve sopravvivere. Per favore, mandate aiuto. Non rimane più tempo. Cosa? Dove? Oh no! Lei è già qui. Boris! Vi prego, qualcuno! Eccone un altro. Risultano tutti uguali. Vuoti. Per quale motivo l'oscurità ci vuole qui? Oggi sei silenzioso. Già, è solo che continuiamo a trovarci di fronte all'oscurità e ogni volta non riusciamo a fermarla. Siamo così impotenti. Ricevo un segnale di soccorso. Qualcuno è nei guai. Amici miei, siamo in grave pericolo. Varix dovrà rispondere di un po' di cose. L'oscurità è tra noi. Aperto a Zavala con un messaggio. No, aspetta. Da dove viene quel segnale? Da qui. Europa. Mamma mia, ragazzi. Iniziamo subito proprio... È stato Varix. Mamma mia. La rivolta alla prigione degli anziani. Anche lui è responsabile della morte di Cade.
Ah, è vero. E questa è una cosa importantissima. Anzitutto le ambientazioni fighissime, c'è sto ghiaccio che l'animazione spinge parecchio. L'origine della chiamata di soccorso di Varus. Abbiamo visto in questa animazione già parecchi dei temi che vedremo in questa espansione. Ovvero innanzitutto il fatto che Varix ha questa avversità contro l'oscurità e come ha detto lui, lui vuole proteggere la sua razza. Come ha detto lo spettro, appunto Varix dovrà rispondere di molto, di molti problemi che ha causato. Primo tra tutti la morte di Cade. Ma soprattutto il nostro guardiano ha messo più di 3 parole in fila. Tipo 2 frasi ha detto. Mamma mia, cioè io penso che per i prossimi 3 anni sarà zitto. Forse parlerà per la fine di Destiny, basta. Con Eclissi parlerà un'altra volta. Caduti hanno un simbolo di casato sconosciuto. Con chi abbiamo a che fare? Qualcuno è stato qui. Ci sono tracce di energia dell'oscurità. Oh no. L'energia. Dal Vespro, la colonia di Clovis dell'età dell'oro qui su Europa. Chiunque sia stato qui l'ha usato anche per seguire Varix. Devono aver intercettato il segnale prima di noi. Ok, ho trovato il vero punto di origine del segnale. Non è lontano. Sbrighiamoci. E chi sarà mai stato qui? Mi piace veramente tanto. Per ora sembra veramente, veramente molto figo. L'hai preso o no, pompa tu da... No, non ho preso ancora niente. Infatti lo volevo prendere appena abbiamo un attimo di pausa. Perché abbiamo innanzitutto l'arma del pass, che è il Dualità, un pompa esotico, che ha un perk molto interessante, secondo me soprattutto per il PvP. Non so quanto poi sarà forte in PvP, però come perk sulla carta... bisognerà vedere un attimo si gettata. No, già. Sembrerebbe molto buono come perk, poi bisognerà vedere ovviamente statistiche varie, quanto sarà utilizzabile. Non so se ci avete fatto caso, però avendo appena giocato il Calano Notte di Rank di Nocris... La sento, ma è come se fosse diversa. Ma tu che bella! Non sono traditore, ma ladro. Ora dimmi dov'è! Al sicuro da te, sì. Ispezionate gli edifici, trovatela! Aspetta! Eramis, vecchia amica, questi poteri generano caos. Ti stanno cambiando. Questa... Tieniti il tuo dio meccanico. Con questo nuovo potere plasmeremo il nostro destino. Ti diverti sempre a fingere, a vivere nel passato. Avrei dovuto prevederlo. Che sia un esempio per te. Mamma mia, cioè solo sta cazzo invale tutto il gioco, raga. Solo sta cazzo invale tutto l'anno 4. Tanta roba. Veramente tanta roba, è un po' tipo la regina di ghiaccio. Figata, veramente figata immensa. Comunque vi stavo dicendo che niente, lo aspetto a chiacchiera. Vi stavo dicendo che si vede che questo ghiaccio è diverso da quello di Marte. Cioè, è proprio fatto diversamente. Non saprei bene come spiegarvelo, però sembra un po' più... Secondo me è solo il colore solido. Del fatto che Marte c'era il deserto, qui no. Sì, quello sì, però io dico, nelle ambientazioni, più che altro appunto mi riferivo al Cala di Nocris, quindi nelle ambientazioni delle caverne ghiacciate. Ah no, sì sì, è vero, sembra un po' più... c'è un Varix congelato qua. Ma dove? Oh, bella, sì. Dov'è il servitore che prima ho sterminato? Niente, non, i servitori non durano più di tanto. Libera gli alleati dalla stasi, libera gli alleati dalla stasi. Questo raga è importantissimo. Cioè sparando... Ah, vedi che figata? Poi ne parliamo, adesso sentiamo Varix che dice.
ti ringrazia. E ora deve nascondersi. Non così in fretta. Abbiamo sentito il tuo messaggio. L'oscurità è tra noi. Cosa significa? Non c'è tempo. Stanno arrivando. Varex, domanda di nuovo la tua protezione. E certo, così è gratis. Dopo la vittoria, Varex rivelerà tutto. Sarà anche meglio. Dicevo, questa meccanica è fighissima perché abbiamo finalmente capito come si fa a liberarsi dalla stasi. È arrivato un piccolo Sepix primo. No, che Sepix primo, che cazzo dico? Un piccolo, come si chiama? Primo ribelle. E dicevo, questa meccanica è molto importante perché ci fa vedere come ci si libera dalla stasi. Che, diciamo, era il dubbio che tutti quanti si chiedevano, soprattutto per quanto riguarda il PvP. Sotto è difficile. Varix è molto grato. Allora dimostralo. Ma che rumori fa? Risposte. Venite da Varix e le avrete. Ecco, andiamo da Varix. Ma sappiate che il nostro lavoro qui è appena missione completata e andiamo da Varix. Mamma mia. E io ne approfitterei di questo momento di silenzio, a meno che non ci sia una cazzi, ma non penso. Va bene, dicevo, ne approfitterò di questo momento di silenzio per farvi vedere il pass. Perché ovviamente intanto io ho il magic cubetto del pass, bam. E ci prendiamo full set delle armature che devo dire questa season sono veramente belle. Sono veramente belle. Soprattutto con i decori, considerando che la maggior parte è andata dall'amministratrice. Ma più che altro andiamo a vederci dualità. Dualità, perk molto figo, intanto ha già un catalyst, che ovviamente si fa con la quest stagionale come al solito. Perk di quest'arma ci permette di mettere una raffica di pallettoni sparando senza mirare, oppure uno slug se prendiamo la mira. Quindi essenzialmente questo pompa ha due funzioni. Può essere sia un pompa normale che un pompa slug. E bisognerà vedere quanto utile sarà. Ma adesso andiamo subitamente a parlare con questo snitch di Varix, che ha tanta roba da spiegarci. Non ti fidi di Varix, sì, ma tieni la tua sfiducia, il tuo biasimo per dopo. L'elixni che mi ha attaccato è Eramis, la ladra di navi, una nuova Kel dei Kel che riunisce i casati. E intende creare un'armata di elixir potenziati dall'oscurità. Se non viene fermata, ci distruggerà tutti. Devi andare. Varix ti aiuterà a trovare la strada. A Cipigna, quindi a quanto pare Eramis è il... Oh, che bello che tornano le missioni così. Eramis è come Skolas. Kel dei Kel. A quanto pare Eramis ha lo stesso obiettivo di Skolas, ovvero quello di diventare Kel dei Kel. E al momento ci sta abbastanza riuscendo. Che Eramis ha usato per intrappolarti. Oscurità. Sì, la chiamiamo Stasi. Potere opposto alla vostra luce. Fornito dalla piramide. Ha deviato Eramis. Europa doveva essere un paradiso per gli Elixni, ma la Stasi l'ha corrotta. E con essa l'ossessione è diventata opportunità di dotare gli Elixni di questo potente dono oscuro. Se Eramis non viene fermata, radunerà un'armata capace di spazzare via la luce una volta per tutte. Quindi a quanto pare inizialmente Varix era anche d'accordo con il pensiero di Eramis. La colonia di Europa fondata da Clovis Bray. Figata. Già. E questa è tutta la storia del raid che però andremo a vedere più avanti. Varix capisce l'elefante in salotto. Vuol dire? La morte di Cade 6 non era nelle mie intenzioni. Porca miseria, che male. Non c'è giorno senza rimorso.
Minchia. Risponderò di quei crimini. Ma prima la mia gente deve essere al sicuro da Eramis. Risponderò di quei crimini, non so quanto sia vero, non so quanto sarà affidabile. Ma c'è una sfera di potere, una sfera di luce? Penso di sì. Ti stavo dicendo appunto che probabilmente all'inizio Varix aveva le stesse intenzioni di Eramis, quindi quello di utilizzare Europa come un paradiso per gli Elixni. Non riuscirò mai a dirlo bene. Elixni. E che a detta sua è stata proprio il potere della stasi, dell'oscurità, a corromperla in qualche modo. E c'è da specificare assolutamente che il diciamo la morale di questa storia, se così vogliamo chiamarla, è il fatto che l'oscurità non è necessariamente cattiva, o meglio, questo potere che ha Eramis noi lo prendiamo e lo sfruttiamo contro di lei. Che figo il servitore. C'è una cassa bloccata, mi dà un simboletto strano, vieni a vedere. C'è questa cassa che c'ha sta affare sopra che sembrerebbe tecnologia dell'oscurità bloccato. E mi dà bloccato con quel simboletto che probabilmente significa che magari sparandogli con la stasi o una granata, sì, un corpo a corpo, forse si sblocca. Che è quella roba? Quella roba è quella che è la stessa cosa che stava su quella cassa. Che se ci andiamo ci dà bloccato qualcosa. Aspetta, fammi. Ah, tocca a noi. Esatto. Ora troveremo una via alternativa. Come pensavamo, quindi. Sono già statici. Sono già statici. No, non mi pare, questi sono normali. Erano solo un po' fermi, senti niente. Per secoli ci hanno vincolato. Eravamo servi della cosiddetta grande macchina. Abbiamo perfino costruito idoli a sua immagine. Siamo divenuti burattini dei nostri stessi congegni. Ma adesso è finita. No! Oggi è arrivato il momento di spezzare, di liberarci da quelle catene. Questo potere è un dono e col tempo lo condividerò con tutti voi. Felax! Questo è un bandolo di Daft Punk. Sorgeremo di nuovo. Non sapevo i servitori fossero fatti a immagine del viaggiatore. Ah sì. Cioè, sono simili, ma pensavo. Sì, sì, è proprio fatta apposta. Ci hanno sgamato. E lo spettro è infastidito. Oppure spacchiamo tutto. Poi cerchiamoli per nave. Cerchiamoli per nave? C'è da dire, ragazzi, che hanno fatto veramente un... Chi è sto pisellone qua? È immune, fuggo. Fuggo forte. No, qui è chiuso la porta, aiuto. Proviamo a farci sparare verso il qua. Sta aperto. Ah no, ok, volevo provare a spaccare il coso. Neoris, questo qua.
E dicevo, si vede che hanno fatto veramente un salto in avanti a livello di cinematiche. Molto male. L'ipernave è qui, a sinistra. Pronto a parcheggiarla più vicino. Oh, la mia mille voci, mille ali, come si chiama? Va bene, anche questa missione l'abbiamo finita. E ci tuffiamo direttamente in tutto quello che sarà questo oltre la luce, che sembrerebbe essere molto figo. Ma parliamo prima con Varix. Varix credeva che Eramis desiderasse una nuova vita per gli Elixni, ma questi poteri oscuri l'hanno corrotta. Così sono scappato. E per lei ora sono un traditore. Altri sono fuggiti, quelli come me che ancora venerano la grande macchina. Si nascondono. Non li abbandonerò. Senza il nostro aiuto, diventeranno vittime della sua guerra. Ma forse possiamo ancora salvarli. Quindi a quanto pare ci sono anche dei caduti che la pensano come Varix. Oh, un'arma incredibilmente forte a 1089. Va bene, quindi ragazzi, nella prossima missione andremo a, immagino, a cercare questi caduti e radunarne un pochino per farci aiutare in tutta questa nostra fantasticissima avventura. Ma nel frattempo abbiamo veramente tantissime cose da scoprire, per esempio... l'ignota, tutto ciò che sta facendo, che ha rubato la piramidina a Varix, quando sbloccheremo la stasi, come la sbloccheremo, il viaggiatore che intenzioni ha, perché comunque vi ricordo che nell'evento finale il viaggiatore si è curato, ha fatto un bordello incredibile, ma tutto ciò lo scopriremo nel prossimo episodio, perché per questo può anche essere tutto. Come al solito vi ricordo di iscrivervi, se ancora non l'avete fatto, di attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornati sui video in uscita. Detto questo, noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao! Siamo la tua salvezza.